Salve a tutti ragazzi, in questo video vi mostrerò come aumentare gli FPS in gioco su Fortnite. Innanzitutto vi lascerò il link di per scaricare questi file che sono all'interno di questa cartella in descrizione. Il link sarà in descrizione. Per prima cosa andiamo a aprire la cartella, andiamo su Configurazioni PC e qui vedremo le prime due cartelle, High End o Low End. Questo varia a seconda delle vostre configurazioni, prestazioni, componenti del PC. Se il PC è abbastanza potente, fate high end. Se il PC non è di alte prestazioni, fate low end. In questo caso vi faccio vedere con low end. Fate col tasto Windows più R e scrivete percentuale updata percentuale, fate ok. Qui andate sulla cartella AppData, Local, Fortnite Game, Saved, Config, Windows Client e qui andrete a copiare le cartelle che ci sono qui. Questo lo faccio anche io. Sostituisci, ok, e chiudiamo. Il secondo parametro del launcher FPS, questo è molto importante perché noi dovremo andare a selezionare la cartella dove avremo installato il gioco. Dovremo andare a cercare la cartella di Fortnite in quale disco noi lo avevamo installato. In questo caso nel disco C, nel disco D, nel disco F. Dovremmo andare a selezionare o a trovare il launcher, il gioco Fortnite. Quindi vediamo io per esempio Epic Games, Fortnite, in questo caso ho nel disco C, quindi vado a selezionare il driver C. Ora è un passaggio fondamentale, dovremo andare a capire quanti core e quanti processori logici ha il nostro processore. Per farlo basta andare a selezionare col sulla barra dell'applicazione il tasto destro, gestione attività, prestazioni, selezionate CPU e qui comparirà Core 6, processori logici 12. Quindi io andrò a selezionare 6 core e 12 e vado a spostare questo launcher sul desktop. Fatto ciò, torniamo alla cartella principale. Andiamo su Windows per Gaming e andiamo ad avviare come amministratore il Windows 10 Debloater. Esegui con PowerShell. Aspettiamo che finisce il caricamento. Fate sì, di nuovo sì. Fate di nuovo sì. Aspettate che carica tutti questi parametri. Ovviamente è normale che fa così questa applicazione perché ci sta togliendo tutta la robaccia, diciamo, tra virgolette, che può andare a influire sugli FPS di gioco. Vi aspettiamo che finiscono queste operazioni. A questa richiesta fate clic con il tasto su questo cursore lampeggiante e scrivete T e fate invio. Adesso fate sì. Mi raccomando, non fate tutti sì perché ci sono alcune finestre dove fare no. Fate ancora sì. Alla richiesta un pin fate no, richiesta install.net fate no e reboot fate no. Ok, appena finirà il processo si chiuderà automaticamente. Ora ci spostiamo su Quick
CPU setup. Io ho già installato. Una volta aperto comparirà questa schermata di home page. E qui dove ci sono questi tre pannelli, Core, Perking, Turbo Boost e Frequency Scaling, li spostate tutti a 100. Fate apply. Ok, chiudiamo. Li spostiamo su Relog. Lo avviamo come amministratore, sì, premiamo un tasto per continuare, qualsiasi tasto che voi volete, in questo caso faccio invio, aspettiamo che finiscono operazioni e si chiuderà automaticamente anche questo. Adesso finiamo tutte queste cartelle. Se il video vi è stato utile, vi invito a condividerlo ai vostri amici. A iscrivervi se ancora non l'avete fatto, di lasciare like e noi ci becchiamo come sempre a un prossimo video. Bella ragazzi!